Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno arrestato stamani 11 persone accusate di far parte di un gruppo di spacciatori di droga. La banda operava sul versante dell'Alto Tirreno Cosentino, tra Cetraro e Scalea. I carabinieri hanno anche notificato 4 obblighi di dimora. Secondo l'accusa, gli arrestati si rifornivano di cocaina, hashish e marijuana in Lombardia e Campania e poi la vendevano sia sul litorale tirrenico che a Cosenza. Tra gli arrestati vi sono anche esponenti di spicco della criminalità della zona. Ha avuto inizio in tarda mattinata il convegno su un terreno confiscato alla Coscarena organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il procuratore nazionale antimafia Grasso, Pignatone e Lombardo, per parlare di legalità in un territorio fortemente a rischio. Nell'occasione verrà firmato, alla presenza del ministro dell'Interno Roberto Maroni, un protocollo d'intesa per la gestione dei terreni confiscati ad Isola e a Cirò per la costituzione di una nuova cooperativa sociale. Il prefetto di Cosenza, Antonio Repucci, ha nominato la commissione d'accesso antimafia al comune di Corigliano Calabro. La decisione fa seguito all'operazione della DDA di Catanzaro Santa Tecla, che il 17 luglio ha portato all'arresto di 67 persone per associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, sfruttamento della prostituzione e usura. Tra gli arrestati vi sono Franco e Mario Straface, fratelli del sindaco del paese. Si è svolta ieri a Catanzaro una conferenza stampa tra rappresentanti dell'INAIL, Confindustria e Confartigianato per divulgare e pubblicare due iniziative riguardanti il tema della sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'iniziativa con Confartigianato prevede un'attività informativa svolta da docenti INAIL presso le aziende artigiane. Il progetto Formiamo Sicurezza in sinergia con Confindustria, rivolto ai neoimprenditori, mira alla conoscenza e agli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro in applicazione del testo unico. Incontriamoci a Palazzo Fazzari, è questo lo slogan coniato dall'assessore all'urbanistica del comune di Catanzaro, Giuseppe Soriero, per l'assemblea aperta con cui è stata avviata la battaglia per il recupero e la fruizione pubblica dello storico edificio costruito a fine 800 dal generale garibaldino Achille Fazzari. L'assemblea è stata presieduta e introdotta dal sindaco Rosario Livo. Gli assessori Soriero e Argirò hanno illustrato le iniziative per salvare l'edificio. Il Corso Mazzini di Catanzaro è diventato ieri location per la caccia al tesoro prevista nell'ambito del festival La Notte Piccante. Le squadre si sono confrontate su quesiti riguardanti notizie sul centro storico del capoluogo, molti ragazzi che dopo la lettura del regolamento hanno iniziato a percorrere in lungo e in largo le vie della città alla ricerca degli oggetti richiesti. I vincitori saranno premiati oggi nella suggestiva Villa Margherita. È stato presentato dalla provincia di Crotone il quarto motoraduno storico regionale Strade Blu. L'obiettivo principale del tour motociclistico, che si svolgerà domenica 26 settembre, è promuovere e proporre le bellezze paesaggistiche e i percorsi enogastronomici del territorio provinciale crotonese nel circuito degli itinerari mototuristici italiani ed europei.